Buongiorno, benvenuta a questa rassegna stampa del 15 settembre. Vediamo subito le notizie importanti della giornata, che peraltro saranno anche le notizie importanti che affronteremo domani a Quarta Repubblica, e cioè cosa succede e se c'è una discontinuità sulla politica dei migranti. Pensate un po' voi, è certo che c'è la discontinuità. Adesso vi parto dai titoli, diciamo, dei giornali di centrodestra e poi arriviamo da quelli di centrosinistra, che sono completamente diversi nel loro pensiero, ma che tutti fanno capire che questo governo è esattamente l'opposto di quello precedente. Riparte il festival degli immigrati, dice Libero, ricomincia la pacchia, titola La Verità, e il giornale Porti spalancati. Ovviamente cambia un pochino dall'altra parte. Italia cade il muro per Repubblica. Migranti, patti, patto a quattro. Sembra soltanto il Corriere della Sera a credere che ci sarà un patto nei prossime settimane. Poi dopo, se vai a vedere quale sarà il patto per il quale l'Ocean Viking viene in Italia con 83 migranti e alcuni di questi verrebbero redistribuiti, leggetevi oggi un pezzo di una pagina intera su Repubblica che vi spiega per quale motivo, secondo l'ISPI, nei 14 mesi salviniani su 1359 rimpatriati redistribuibili in Europa, soltanto meno della metà sono stati redistribuiti, cioè si fanno gli accordi per redistribuire, ma non vengono poi accettati dai paesi che ai giornali, il giorno in cui vengono accolti in Italia, ai giornali dicono ce li prenderemo anche noi, francesi, tedeschi. Sapete perché non li prendono? Perché non si prendono i migranti economici. Avete capito? I tunisini, per esempio, voglio capire, che sono la grande massa dei nuovi migranti, vengono accettati secondo voi da Francia e Germania o Spagna? No, sulla carta degli 83 vengono presi alcuni, una componente francese e tedeschi, ma quelli che vogliono loro, e gli altri, come si vede, poi a posteriori non li prendono. Insomma, si tratta di una grande bluff questo della redistribuzione, così come addirittura l'accordo, quello che si sta discutendo e che il Corriere della Sera, arriveremo all'accordo, Franceschini, finalmente un po' di umanità, è una minchiata, perché l'accordo è su base volontaria, quindi avremo Austria, Visegrad e gran parte dei paesi europei che non se li prendono, dice la Commissione europea. Chi non si prende avrà delle sanzioni. Sarebbe un'idea geniale dare degli incentivi e delle sanzioni, ma vedrete voi, scommettiamo? Ci vediamo fra 3 mesi? Fra 3 mesi non ci sarà nessuna redistribuzione, tutto su base volontaria, i porti italiani saranno aperti, spero di no, ma questo è il rischio e i migranti ce li teniamo noi. Apro parentesi e chiudo parentesi, si capisce benissimo che aumenteranno. Oggi il Corriere della Sera, non il giornale La Verità o Libero, dicono che da agosto in poi si è impennato il numero dei migranti che è arrivato in Italia. Da quando non c'è più Salvini è bastato un mese per portare 1584 migranti su 5008 che sono arrivati fino a quel momento. Certo, è ben tempo, quello che volete, ma quello che vedremo tra poco, lo dicono i numeri, è che i porti aperti avranno il suo effetto. Il sindaco di Lampedusa, Martello, PD, che odia Salvini, parla con tutti, perché quella nave gli è stata fatta arrivare a Lampedusa, anche se non era vicino a Lampedusa, e dice siamo accoglienti ma non idioti. Poi insomma, ogni giornale lo intervista, dice sempre questa frase, ad alcuni dice beh, ma comunque sono amico del ministro degli interni che almeno mi ha chiamato, e altri dicono di no. Molto bello su questo governo, cambiamo tema, è le spese e le follie che si pensano questi del governo. Nel momento in cui Gualtieri torna dall'Ecofin, come titolano tutti i giornali, cioè ieri, il nuovo ministro che voleva cambiare il deficit, eccetera, io glielo auguravo ovviamente, ma ovviamente non si porta a casa nulla, perché anche con Gentiloni quelli là non ci lasciano una lira se non fare dichiarazioni più di apertura. Beh, De Morto è molto divertente, dice l'euforia di quelli che vanno al potere e subito dicono e espandono e spendono. Per esempio sugli asili nido dice, guardate che 1000 asili nido in 1000 giorni, l'aveva detto anche Renzi nel 2014 quando governava, non l'ha fatto, lo ha detto Conte, lo ha detto Salvini, non lo fanno perché servono soldi per fare queste robe qui, non sono gratis, potete annunciare quello che cacchio volete, poi chi li paga, chi aumenta le tasse, veramente volete mettere una tassa sul banco ma come qualche folle della Confindustria prevede? La Confindustria, il suo giornale oggi, il Sole 24 Ore, ci dice che probabilmente una tassa ridotta dal precedente governo probabilmente non verrà prorogata, e cioè l'aumento del regime forfettario
esattamente il 15%, cioè la flat tax per le partite IVA, che sarebbe passata da 65.000 euro a 100.000 euro. Quindi se tu hai fino a 100.000 euro pagavi il 15%, oggi fino a 65.000 euro paghi il 15%, sarebbe cresciuto a 100.000 euro. No, vogliamo risparmiare un miliardo che costa nel 2021, dice il Sole 24 Ore, Gualtieri vuole risparmiare questa flat tax, tant'è che ha detto che per lui la flat tax è una schifezza. Quindi quello che ci porteremo è sicuramente che non ci sarà l'estensione della flat tax, secondo quello che dice il Sole. Gran casino sulle autostrade, ma vi segnalo soltanto una cosa. Oggi, siccome i Benetton sono paraculi e sono molto bravi e hanno smesso di fare quegli errori che avevano fatto nel primo giorno di comunicazione dopo il Ponte Morandi, oggi sul Corriere della Sera, che è sempre stato un giornale amico dei Benetton, filtra, ve lo dico io che sono un esperto, diciamo, di servizi segreti quasi quanto Molinari, filtra l'idea che i Benetton potrebbero vendere le autostrade per l'Italia. Un messaggio di questo tipo che passa sui giornali, cioè che una grande azienda italiana, che avrà fatto pure dei casini, possa vendere la sua partecipata Autostrade per l'Italia, secondo me fa i suoi amichetti del PD se la fanno sotto. Detto questo, filtra anche che i Benetton sono, dove l'ho letto da qualche altra parte, un po' meno garantisti nei confronti dei loro dirigenti. Ma io mi chiedo, se un dirigente di una controllata dei Benetton dice spendete di meno per la manutenzione di un ponte, quel dirigente dice di spendere di meno per la manutenzione di un ponte, sempre che sia vero, perché ha un interesse personale o perché è una strategia che eventualmente gli ha dato l'azienda e quindi gli azionisti Benetton o quindi il suo amministratore delegato? No, ve lo chiedo, perché poi far finta che è sempre solo colpa dei dirigenti, che comunque sono stati intercettati, e se quelle intercettazioni, bisogna sempre metterle in un contesto, fossero vere, sono certamente non dignitose. Andiamo avanti sulle notizie di giornata, perché oggi c'è un sacco di roba molto interessante. Beh, stupenda la ricostruzione sulla guerra dei droni fatta da Maurizio Molinari. Quando Maurizio Molinari, invece di occuparsi, diciamo, di politica interna, si occupa delle grandi cose di politica estera e soprattutto quelle medio orientali, è un grandissimo piacere. Fondo della Stampa sull'attacco agli impianti petroliferi Aramco in Arabia Saudita, pare da dei ribelli yemeniti, che peraltro vengono bombardati un giorno dai sauditi. E il racconto comunque di Molinari sul Fondo della Stampa, ve lo consiglio, ed è la portura del Sole 24 Ore, perché stiamo parlando di un bombardamento su un impianto che fa sì che l'Arabia Saudita da 10 milioni passerà a 5 milioni di barili al giorno estratti. Stiamo parlando quindi del crollo della metà della produzione per questo bombardamento da parte degli yemeniti, insomma una roba che fa male davvero. Ultima questione politica che vi voglio affrontare, ultime due o tre questioni politiche che voglio affrontare, è la scissione dei renziani. Cioè, da tempo si dice che i renziani vogliono fare un loro gruppo parlamentare autonomo rispetto a quello del PD. Intanto uno si chiede, ma perché, come conta oggi il Corriere della Sera, 18 deputati e 6 senatori, cioè 24 su 162, se ne vanno da soli, dopo che Zingaretti ha accettato di fare il governo sul Movimento 5 Stelle proprio perché Renzi, cioè questi 24, gli hanno detto di farlo? Beh, Telese dice che si tratta di un grande bluff, lo scrive sulla Verità, dice anche la solita cosa di Renzi, che per contare di più si è portato già due ministri e due sottosegretari, ma vuole ancora contare di più, e quindi per mettere il pepe nella minestra di Zingaretti continua a minacciare una scissione che non avrà mai la forza di fare. Aggiunge la Stampa che Guerini e Lotti, che sono due renziani, erano considerati due renziani doc, invece sono stati tutto sommato blanditi con ministeri e posti e ruoli dal Zingaretti, che quindi lo ha fottuto Renzi perché gli avrebbe tolto un po' di uomini suoi. Insomma, questo PD non si riesce mai a capire che cosa fa. Adesso ci sarebbe la scissione dei renziani, Telese dice che è un bluff, io non so cosa sia, ma poi chi se ne frega, comunque avverrà dopo la Leopolda. 24 che se ne vanno da Renzi, dal PD a Renzi, un po' come quelli che se ne vanno via da Berlusconi e vanno con Toti. È tutto un movimento di palazzo che è un po' difficile di spiegare, secondo me, alla gente. Comunque molto interessante il pezzo di Telese che vi consiglio. Elezioni tunisine sono delle elezioni che si deve seguire, perché pensate un po' voi, uno dei candidati alla presidenza, sono 23 candidati, è stato arrestato, e cos'è? Un imprenditore, un miliardario, si occupa di TV, si chiama Nabil Karoui e sarebbe stato arrestato per evasione fiscale. Una roba che suona, diciamo, familiare dalle parti nostre. Infine, oggi Pondita, la Lega propone
a Pontida un grande referendum per riportare il sistema maggioritario come quello inglese, e a farlo, ci spiega oggi in un'intervista a Calderoli, è stato lui a pensarsela. Però c'è un piccolo problema, e lo ricorda Flick, oggi intervistato da Repubblica, ex ministro della giustizia, diceva: ragazzi, ci sarà una legge parlamentare sulla riforma in senso proporzionale, se c'è la legge in Parlamento fotte il referendum. Bisognerà vedere i tempi, insomma la grande battaglia politica oggi è sulla legge elettorale, una roba che non appassiona gli italiani, ma ovviamente si capisce perché la vogliono fare questi qui, perché se fanno legge proporzionale fottono il Movimento 5 Stelle, che è la loro grande, diciamo, voglia di rivincita. Bisignani, come sempre, con i suoi retroscena su Conte, tra poco sul sito nicolaporro.it, e noi ci vediamo domani sera a Quarta Repubblica e sul sito nicolaporro.it tutto il giorno. Ciao!